Solo una madre può affrontare il mondo nonostante i problemi che può dare la disabilità. Mi chiamo Maddalena e questa è la mia storia. Due figli, Gianluca di 11 anni e Noemi di 8 anni. Io sono nata prematura e questo sono stata messa in incubatrice. E il troppo ossigeno mi è andata a danneggiare gli occhi. Quindi sono non vedente dalla nascita. Perso mamma nel 2010, poi in un incidente stradale anche mio fratello, il piccolino, il più piccolo di noi tre, nel 2014 e adesso a distanza di 4 mesi, papà. Io e mio marito ci siamo conosciuti perché io facevo un corso a Benevento e lui frequentava questa associazione e quindi ci siamo conosciuti, diciamo, abbiamo avuto 7 anni di fidanzamento e poi nel 2006 abbiamo coronato il nostro sogno. Il giorno del mio matrimonio è stato bello, emozionante, ma è stato il giorno più bello, diciamo. Dura poco, non ti rendi conto, cioè i preparativi sono più lunghi del giorno che uno trascorre, però è un giorno bello da ricordare. Dopo quasi 13 anni sono contentissima di aver fatto questo passo. Parecchi dicono no, non vi sposate, invece no, è una cosa bella, quindi. Il mio essere autonoma è venuto già dalla mia mamma, perché secondo lei io ero come tutti gli altri e quindi potevo fare le cose e le dovevo fare. Cioè, ho imparato prima dalle cose più semplici e poi mano a mano a cucinare, a friggere, a fare comunque tutte le cose che fanno le persone normodotate. Falli a pallina tu, no, eh? Noi abbiamo deciso di diventare genitori, io e mio marito, un pochino anche spinti dai nonni, perché da parte mia perlomeno era il primo, io ero la prima figlia che si sposava, quindi era il primo nipotino e i nonni pressavano un pochino per questa cosa. Noi volevamo un pochino, dice, sai, passiamo un pochino di tempo e poi invece poi è venuto quasi subito dopo un annetto di matrimonio. Gianluca è nato, io mi sono sposata a luglio e lui è nato a novembre dell'anno dopo. Mi spaventava diventare mamma, un pochino sì, perché sai, per una persona non vedente,
cioè già una mamma normodotata penso che si fa i problemi a dire oddio, e se non lo so, se non gli saprò dare qualcosa, se non... giustamente è la stessa cosa, anche noi, diciamo anche a me spaventava un pochino questa cosa, ma da un lato spaventava, dall'altro lato alcune amiche mi dicevano no, non preoccuparti, il bambino si abitua. Prenderlo in braccio per la prima volta, cioè vedere veramente un bambino vero, una cosa da te, veramente appena proprio è nato c'era un'infermiera che me lo ha fatto passare perché non potendo muovere le mani perché c'erano le flebo e tutto il resto me lo ha fatto passare per la faccia ed è stato veramente un'emozione fortissima. È stato veramente un bambino che comunque ha capito subito che mamma non riusciva a vedere con gli occhi ma con le mani. Allora la farina, 600 grammi di farina, 3 uova, un bicchierino piccolo di liquore, un bicchierino piccolo di cacao. I miei figli mi hanno aiutato e mi aiutano molto perché loro sono abituati, sia il grande che la piccolina, sono abituati cioè al nostro mondo, ma non solo alla nostra disabilità, ma anche alle altre. Io, diciamo, solare sono diciamo un poco sempre stata così, però un poco è anche la vicinanza di mio marito perché è un carattere molto solare lui. Io sono una mamma molto severa con i miei figli. Perché al giorno d'oggi si è persa un po' questa cosa, anche perché anch'io sono stata cresciuta così, anche mio marito è stato cresciuto così e diciamo siamo tutti cresciuti, la generazione nostra siamo stati cresciuti con dei valori e anche con degli obiettivi da raggiungere, ma niente di regalato. Grande, quindi per non perderla l'abbiamo tolta.
le difficoltà che ha avuto, diciamo che io ho avuto e ho, è quella di non poter, diciamo, accompagnare autonomamente i bambini a scuola, perché comunque abitiamo un poco più lontana dalla loro scuola e solo, diciamo, questa difficoltà, però per il resto, oddio, portarli io sola in villa o a fare una passeggiata quando erano proprio piccoli. Però adesso il problema è quasi risolto perché loro sono grandi e quindi accompagnano loro, cioè fanno anche da accompagnatore perché ormai sono abituati. Mai chiesto, o perlomeno i primi anni di età, i primi anni quando erano piccoli, perché tutti i bambini fanno vedere i disegni quando li fanno, e io ho spiegato sia al maschietto che alla femminuccia di dire mamma non può guardare i tuoi disegni ma li può toccare. Infatti loro hanno preso una tavoletta Braille, che è la tavoletta che usiamo noi non vedenti per scrivere, e quando volevano fare un disegno lo facevano su quella tavoletta, diciamo il disegno che volevano farmi vedere. Lo facevano, diciamo, per loro e poi lo riproducevano in Braille il disegno. Però vedo con il tanto e vedenti non possiamo. Allora, quando i bambini sono piccoli, diciamo, quando io avevo Gianluca piccolino, dicevano la maggior parte, dice sì, ma per crescere un bambino ci vogliono tanti occhi. Questa cosa non è vera, perché un non vedente lo sente, lo senti anche quando c'ha la febbre. Col tatto riesci a vedere benissimo quando, cioè, scotta, e quindi gli misuri la febbre. Col tatto riesci a vedere se un culetto si arrossa, con le mani lo segui mentre lui gattona. Cioè, sono dei passaggi che comunque fai e li fai insieme a lui. Io non mi sono persa nulla della loro crescita, perché sono cresciuti, diciamo, con me, quindi non mi sono, forse della seconda qualcosina, perché sono andata al lavoro, che la piccola aveva 13 mesi, quindi lei è andata al nido, io lavoravo, e allora un pochino con la seconda bambina qualcosina, diciamo, della sua crescita. Lei è cresciuta molto più autonoma, e però io qualcosina l'ho perso, ma non perché, cioè perché sono andata al lavoro, ma non perché ero non vedente, quindi no, le persone non vedenti possono tranquillamente essere mamme, avere dei bambini e crescerli da soli, perché i bambini si abituano. Thank you.
per me essere madri è la cosa più bella. Diciamo, non, secondo me non c'è una cosa più bella di essere mamma. Avere, cioè, un pezzo di te che cresce, che diventa grande. Una cosa che vorrei fare ma non ho mai fatto e non so nemmeno se è possibile farla, lanciarsi col paracadute. I wouldn't leave you, I would hold you when the last day comes. I would...